Leslie Chow non ha mai vissuto qui. Non siete entrati nella sua vecchia casa. Siete entrati nella mia casa. Non capisco. Non vi siete ripresi l'oro che ha rubato a me? Vi siete presi la metà che non mi aveva fregato. Oh mio Dio! Che vuol dire la metà che Chow non aveva? È un verme di prima classe e voi tre gli siete complici. No, noi non ne avevamo idea! Pensavamo di farle un piacere! E infatti io vi ringrazio. Grazie per avermi spennato. Grazie per aver profanato la mia casa. E grazie per aver ucciso i miei cani, razza di stronzi! Non li abbiamo uccisi, li abbiamo solo narcotizzati. Oh, certo. Voi non sapete. Chow gli ha spezzato il collo prima di andarsene. Che cosa? E ora Doug deve pagare. Ha ragione. Il mio capo della sicurezza non sa fermare tre coglioncelli e un culo giallo con un paio di tronchesi. Ridicolo. Oh, merda. Tranquillo, è una scena forte, lo so. Hector, va di sopra e prendi un paio di pantaloni per Alan. Porto una 58 slim. Mi fa vedere vari modelli.